Non cambia. Vi facciamo vedere queste immagini che ci arrivano da Livorno perché è scoppiato un incendio nella raffineria Eni. Siamo a Stagno, nel comune di Colle Salvetti, in provincia di Livorno. Noi siamo in collegamento telefonico con il comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno, Ugo Danna. Comandante, buon pomeriggio. Intanto ci rassicuri che non sono state coinvolte persone? Sì, allora effettivamente non risultano persone disperse o coinvolte nell'evento. Al momento quindi la situazione da questo punto di vista è sotto controllo. Ecco, chiaramente, come dire, questo incendio è serio, preoccupa perché riguarda una raffineria. Vediamo appunto questa colonna di fumo. Al momento siete impegnati Al nello momento però la spegnimento? colonna di fumo è dissolta perché l'incendio è stato messo sotto controllo e le fiamme sono domate. È venuto meno un impianto che è quello coinvolto dall'incendio, l'impianto dell'olio caldo, che è stato completamente distrutto dalle fiamme, però la cosa importante è stata il fatto che l'incendio è rimasto circoscritto al solo impianto dell'olio caldo. L'origine dell'arrogo è troppo presto, comandante? Direi proprio di sì, però la raffineria in questa fase era con una serie di attività di lavorazioni per cui insomma, lavorava al minimo. Sulle cause al momento non siamo assolutamente in grado di esprimerci, anche perché fino a pochi minuti fa c'erano i getti d'acqua che arrivavano addosso all'impianto, ora tra poco cominceremo ad avvicinarci. Insomma. Grazie al comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno, Ugo Danna, per essersi collegato con noi. Buon lavoro, comandante.